Babà, da qui non ce ne andiamo. Dopo la sentenza del TAR, prendono la parola gli attivisti del centro sociale di Vicolo Bolognetti. Processo per duplice femminicidio contro l'ex medico della Virtus Amato. Ascoltati in aula i primi testimoni. Sua moglie ha taciuto per non distruggere la famiglia, lo dicono l'amica e la sorella di Isabella l'Insalata. Bonaccini dice la sua su Città Trenta e difende Lepore. A margine di un convegno sulla mobilità, anche l'allarme del sindaco sul passante. Salvini sblocchi 700 milioni. Teatro. Sul palco dell'Arena del Sole va in scena Non tre sorelle, lo spettacolo di Enrico Baraldi che fa rivivere il dramma di Chekhov. Buongiorno a tutti e bentornati al GR di In Cronaca. In redazione Ludovica Brognoli, in studio Lorenzo Grosso e Giorgio Papavero. Pronti a disubbidire? Questa è la risposta di Labà alla decisione del TAR di lunedì scorso, che accoglie il ricorso contro l'assegnazione dei locali di Vicolo Bolognetti al centro sociale. Gli unici occupanti sono quelli sostenuti dal centrodestra a Don Bosco, dice Matteo Lepore. Per noi, Giorgio Papavero. Noi disobbediremo. Ci sono leggi che vanno oltre le norme e i codici, quelle della giustizia sociale, della dignità e della lotta. Aquí estamos, restiamo qui, è la risposta degli attivisti di Labà alla decisione del TAR di annullare l'assegnazione dello spazio di Vicolo Bolognetti. Una risposta arrivata attraverso un video diffuso sui social, un modo diretto per comunicare ai propri follower la loro posizione, quella di continuare le proprie attività senza sosta e senza tregua, spiegano, e di voler resistere per difendere il proprio spazio, chiamando a raccolta questa sera la propria comunità. Lunedì è arrivata la doccia gelata con la pronuncia del Tribunale Amministrativo che ha dato ragione al ricorso di un gruppo di associazioni arrivate seconde in graduatoria. In particolare per il giudice la carenza sarebbe relativa alla sostenibilità economico-finanziaria che sarebbe costata 9 punti in meno nella graduatoria e che ne avrebbe cambiato l'esito. E non sarebbe l'unica valutazione ritenuta inesatta, segno evidente di errori macroscopici fatti dall'amministrazione, come ha fatto notare l'avvocato Maria Cristina Fabretti, che assieme al collega Marco Masi ha difeso la parte vincitrice del ricorso. Per adesso il comune sta valutando se fare appello, affidando la vicenda all'assessore al patrimonio Raffaele Laudani, mentre è chiara la visione del sindaco riguardo agli attivisti del centro sociale. Non stanno occupando, è un luogo prezioso e importante che credo vada salvaguardato al di là dei muri, che dovrà essere valutato da chi di competenza. Queste le parole di Matteo Lepore. Ascoltati ieri i primi testimoni del processo Amato, oculista ed ex medico della Virtus, accusato di aver assassinato la moglie Isabella l'Insalata e sua madre. Sospettava che l'avvelenasse ma non voleva denunciarlo, hanno dichiarato un'amica e la sorella della vittima. Ci spiega Cristina Gugliaieva. Secondo Monica Gaudioso, amica della 62enne Isabella l'Insalata, morta il 31 ottobre 2021 a Bologna, alla presunta vittima erano stati somministrati farmaci ansiolitici a propria insaputa. Durante la testimonianza davanti alla Corte di Assise nel processo a Giampaolo Amato, oculista ed ex medico della Virtus Basket, accusato di aver assassinato la suocera Giulia Tateo e la moglie a distanza di 22 giorni, Gaudioso ha raccontato che l'amica si era sottoposta a un esame delle urine nel maggio 2019, nel quale erano emersi altissimi valori di benzodiazepine. E in quell'occasione le aveva confidato che le tisane che il marito le offriva avevano un retrogusto amaro. Quello delle analisi fu un grosso colpo per lei, ha affermato Anna Maria l'Insalata, sorella della presunta vittima, chiamata anche lei al banco dei testimoni. Ma alle nostre preoccupazioni aveva risposto che avrebbe gestito la situazione. L'ipotesi che l'Insalata possa essersi suicidata è stata rifiutata da entrambe le testi perché considerata in contraddizione con le sue idee religiose, le stesse che potrebbero aver condizionato anche la scelta di non parlare in famiglia dei propri sospetti. La prossima udienza è fissata per il 3 aprile, data in cui la Corte riprenderà il dibattimento continuando ad ascoltare la testimonianza della sorella e figlia delle presunte vittime. Furto al deposito della Coop di via Massarenti. Arrestato dai carabinieri un 28enne di origine marocchina, sorpreso a rubare all'interno del supermercato da una pattuglia di vigilanza intorno alla mezzanotte di ieri. Riconosciuto dal sistema d'allarme che è scattato nell'area deposito della Coop, l'uomo è stato fermato dopo aver tentato la fuga scavalcando la recinzione del supermercato. Accusato di tentato furto aggravato di 6 bottiglie di alcolici per un valore di quasi 130 euro, il 28enne è ora in custodia dei carabinieri in attesa del processo per direttissima. A pochi giorni dall'approvazione del codice della strada, Bonaccini dichiara il suo sostegno a Bologna 30, mentre prosegue il braccio di ferro tra Salvini e Lepore, che chiede al ministro Mit di sbloccare i fondi per il passante. Sentiamo il servizio di Lenia Magnani.
Il sindaco di Bologna ha tutto il diritto di fare le scelte per la sua comunità che ritiene più giuste e che noi abbiamo anche sostenuto. Così il presidente Bonaccini è intervenuto su Città 30 a difesa del sindaco Matteo Lepore, protagonista di uno scontro col Ministero delle Infrastrutture che ancora va avanti. L'occasione è il convegno sulla mobilità promosso dalla Regione Emilia-Romagna, a cui ha partecipato in videocollegamento anche Matteo Salvini. La questione del limite a 30 km/h a Bologna continua a rimanere calda, soprattutto a pochi giorni dall'approvazione del contestato nuovo codice della strada, che sarà approvato a giorni, se non a ore, ha annunciato Salvini nel corso del convegno. Lepore, che su Città 30 non sembra arretrare, ha spiegato anche che scriverà alla Premier Giorgia Meloni per chiedere lo stop alla riforma e ha richiamato Salvini sui fondi ancora bloccati per il passante di mezzo e gli altri progetti infrastrutturali in cantiere a Bologna. Sentiamo le sue parole. Ho chiesto di sbloccare le risorse per il passante di Bologna, sono 3,5 miliardi di euro che questo territorio aspetta da molti anni, da due in particolare da quando noi abbiamo in Consiglio Comunale approvato il via libera urbanistico al progetto del passante di nuova generazione, l'opera è ferma, in questo momento manca solo il finanziamento da parte di Autostrade e del Governo, quindi oggi nell'intervento del Ministro su questo non sono arrivate risposte. Chiederò al Ministro anche una e alla Meloni una lettera per chiedergli di fermare la riforma del codice della strada, perché ridurrà gli strumenti di controllo, ridurrà le piste ciclabili, ridurrà la sicurezza stradale e tutte le associazioni dei familiari delle vittime d'Italia stanno facendo lo stesso. Ci sono state manifestazioni in 40 città italiane e quindi è un codice della strada che ci porta indietro. Presentati 4 nuovi autobus completamente elettrici che si aggiungono al servizio urbano TIPER. In arrivo altri 7 minibus entro l'anno per raggiungere l'obiettivo carbon free entro il 2030. Ci dice di più Martina Rossi. Continua la svolta green dei trasporti in città. Ieri sono stati presentati 4 minibus dalle dimensioni più contenute, completamente elettrici, che verranno impiegati nelle strade più strette della città. Completano la flotta dei mezzi ecologici e ci serviranno per i servizi nel centro storico e per raggiungere i colli, ha detto il sindaco Matteo Lepore. È previsto l'arrivo di altri 7 minibus entro la fine dell'anno, ma l'obiettivo maggiore resta avere entro il 2030 tutti i mezzi TIPER carbon free. Anche Giuseppina Gualtieri, presidente amministratore delegato di TIPER, si è detta soddisfatta dei nuovi mezzi di trasporto. Sentiamo le sue parole. È l'occasione per far capire che noi abbiamo diverse tipologie di mezzi, sia di energy mix che di dimensioni, proprio per rispondere alle diverse esigenze dei servizi e della domanda. Quindi oggi parliamo anche dei mezzi piccoli e non solo di altri mezzi come abbiamo presentato nei mesi scorsi. Intitolato il giardino di Santa Cristina Miran Rovatin, in occasione del 30° anniversario della morte dell'operatore di ripresa triestino e della giornalista Ilaria Alpi, uccisi a Mogadiscio. Ce ne parla Alessia Sironi. Da oggi nel giardino del complesso universitario di Santa Cristina c'è una targa in memoria del cineoperatore Miran Rovatin, assassinato nel 1994 insieme alla giornalista Rai Ilaria Alpi in Somalia. L'inaugurazione è avvenuta proprio nel giorno in cui ricorrono i 30 anni dalla loro morte. L'assessore ai lavori pubblici del comune, Simone Borsari, intervenuto in rappresentanza del sindaco, ha definito vergognoso il mistero che ancora avvolge l'uccisione dei due reporter. Indagini, depistaggi e processi. Ancora oggi non si sa la verità sui responsabili, ha detto Borsari, che ha poi esplicitato come non è un caso che l'intitolazione sia accanto all'università, dove si insegna a essere liberi e a pensare con la propria testa. Fulvio Cammarano, direttore del Master di Giornalismo e delegato del rettore Giovanni Molari, ha riconosciuto il valore simbolico del luogo scelto, che ospita anche una panchina dedicata alla libertà di stampa e la targa per Ezio Cesarini, giornalista ucciso dalle forze fasciste. Eurolega, un'altra sconfitta per la Virtus. A batterla questa volta è stata la squadra lituana Žalgiris 81-96. La prossima occasione di rimonta per le V-nere è venerdì prossimo a Belgrado. Sentiamo il servizio di Matteo Pignagnoli. Terza sconfitta consecutiva in Eurolega per la Virtus Bologna, che cade contro lo Žalgiris per 96-81 e vede sempre più lontano un accesso diretto ai playoff. Dopo un buon primo tempo, le V-nere cedono il passo ai lituani, che prendono il largo nel finale.
Se nei primi due quarti l'ottimo impatto di Dobrić, Lomaz e Abbas permette ai biancodiri di non pagare le pesanti assenze di Hackett e Cordinier, alla lunga emergono tutta la stanchezza e i limiti dei ragazzi di Coach Banchi. Nella ripresa, come contro l'Olympiacos, un parziale di 16-2 ribalta completamente l'inerzia del match, dopo che la Virtus aveva chiuso il secondo periodo avanti per 49-43. La differenza sta tutta nel rendimento dei due assi playmaker centro. Da una parte, un Paiola sempre più in difficoltà e un Lundberg spaesato, mentre tra i lituani c'è Evans che si conferma tra le sorprese di questa Eurolega. Sotto canestro il confronto è ancora più impietoso. Birutis e Ace hanno infatti completamente dominato Zizic e Dunston, incapaci di contenere gli avversari. A portare la croce fino alla fine sono stati il solito Schengelia e Lomaz, autore della sua migliore prestazione in maglia Virtus. Venerdì a Belgrado, contro la Stella Rossa, ci sarà forse l'ultimo treno da prendere per provare a inseguire le prime sei posizioni. Da oggi fino al 24 marzo, l'Arena del Sole ospiterà lo spettacolo di Enrico Baraldi, Non tre sorelle. Sul palco alcune attrici di Kiev, in Italia col progetto Stage for Ukraine. Per noi, Amalia Picella. La sala Thierry Salmon dell'Arena del Sole è gremita per il debutto di Non tre sorelle. Il pubblico che siede in platea è giovane e assiste a una rappresentazione che fa il verso a tre sorelle di Chekhov in inglese, ucraino e italiano. E alla fine della recita gli studenti si alzano in piedi per applaudire e allungare fiori alle attrici. A Mosca, a Mosca, a Mosca, una delle battute più celebri del teatro mondiale, acquisisce un significato diverso e controverso. Il testo è Tre sorelle dell'autore russo Anton Chekhov. Nel 2019 il regista bolognese Enrico Baraldi comincia a lavorarci, chiedendosi se abbia ancora senso mettere in scena un classico. La pandemia blocca il progetto e nel 2022, dopo l'invasione russa dell'Ucraina, alcune attrici di Kiev trovano rifugio in Italia, ma quello che si chiede Baraldi a quel punto è se abbia ancora senso rappresentare un autore russo. Così Tre sorelle diventa Non tre sorelle, liberamente non ispirato a un'opera di Anton Chekhov. Lo spettacolo, che ha già vinto il premio della critica 2022 con un cast composto da due interpreti italiane e tre ucraine, si è aggiudicato la menzione d'onore del premio Leonora Duse 2023 come attrici emergenti. Non tre sorelle di Enrico Baraldi, già conosciuto come fondatore di Kepler 452, è in scena all'Arena del Sole fino a domenica. Grazie per averci ascoltato, un saluto dalla redazione di In Cronaca.